Questa notte al campo sportivo Gino Cannassi di Termoli è stato compiuto un blitz diciamo vandalico e anche delinquenziale, perché sono stati rubati materiale sportivo, tanto materiale sportivo come maglie, divise, palloni. Dopo che chi è entrato qui nello stadio è entrato da questa porta dei bagni degli spogliatoi e ha fatto quello che volevano fare, cioè mettere sotto soprattutto, rompere, rubare e quant'altro, perché vedete qui ci sono i risultati del loro blitz: maniglie di porta, attaccapanni divelti, pezzi di porta rotti come vedete per terra, con i calci ci sono anche le impronte, poi vedete il pezzo della serratura che si trova a distanza qui per terra, palloni rubati, divise, come vedete qua, hanno rovistato in tutti gli armadietti, mettendo tutto sotto sopra, buttando tutto all'aria. Guardate cosa è successo qui dentro. Quindi davvero un blitz in piena regola, un blitz, se vogliamo definirlo anche delinquenziale, oltre che vandalico, e questo è il risultato di una notte folle di gente che davvero non sa come impegnare diversamente il proprio tempo libero e fa queste cose che sono davvero incresciose, oltre che delinquenziali. Amaro risveglio questa mattina al Gino Cannassa per chi è venuto ad aprire per poter lavorare. Da Termoli, per Termoli Online.